Rieccoci qui nella mia roulottina. Allora, oggi giornata un po' così. Ve la faccio vedere. Dai, Susi, ma che? Questa è la giornata di oggi. Cupa, grigia. Insomma, vi faccio vedere quello che ho fatto ieri. Ieri c'era il sole, abbiamo mangiato un roulotte, abbiamo fatto finta di essere un po' in ferie. Per mia fortuna, come vi ho già detto, io la roulotte ce l'ho in cortile, quindi ce l'ho a portata di mano tutti i giorni. Quindi, ieri cosa ho fatto? Ho preso un vecchio cassetto, quelli... poi in fondo al video vi metterò le fotografie. Un vecchio cassetto di un vecchio armadio, quindi sono quei cassetti un po' lunghi. Ho preso la misura da sotto il lavandino del... come si dice? Da sotto il lavandino del bagno, perché comunque era sostenuto da una cosa di plastica, quindi comunque se uno si appoggiava sentiva proprio che cedeva. Allora cosa ho pensato? Di tagliare... volevo fare il mobiletto, come vi avevo già spiegato, però il mobiletto non mi veniva bene, prima di tutto perché comunque c'ho il gabinetto a fianco, quindi mi sarebbe venuto un po' scomodo. Al che ho pensato, faccio solamente, scusate, faccio solamente la parete di fianco che sostiene il lavandino, davanti lascio la tendina, quella che c'è già. Quindi mi viene molto più comodo anche togliere la tanichetta per riempirla d'acqua, per svuotare le acque grigie, insomma, è molto più comodo rispetto a come avevo pensato di fare. Quindi ho preso questo cassetto, l'ho smontato, praticamente l'ho aperto come un spaccato in tutti i punti, tanto mi serve un po' di legna per accendere la stufa, al che ho tenuto solo la parte davanti, quindi quella con i pomelli davanti. Ho preso la misura, ho tagliato, ho dato tre mani di colore, che poi sarebbe lo stesso che ho dato nella fascia esterna della roulotte, quindi è un azzurro, un turchese, carino, comunque a me poi piace quel colore lì, quindi sono andata a nozze. Quindi adesso il risultato è questo qui, che adesso vi farò vedere quando aprirò la porta del bagno. Ok, questo qui è il risultato. Aspettate che vi faccio vedere un pochino. Praticamente ho dato le tre mani di colore e lasciando i pomelli, perché comunque alla fine volevo attaccarci, fargli un porta carta igienica, ma poi ho pensato che era più carino così. Lasciando il pomellino, ci ho attaccato un pescetto di legno, legno intrecciato. Davanti ho lasciato la tendina com'era e... quindi sotto è così, con il suo mobiletto, la tanichetta dell'acqua, qui, hopla, è così. Ho fissato questa al muro, qui sotto ci ho messo questo per non rovinarmi la vernice più che altro. Questo non è solamente appoggiato, ma è proprio fissato con due cerniere. Qua dentro poi in più, vabbè, qui dentro, ci voglio mettere appesa la fantastica scopettina e qua dietro, in modo che almeno non ce l'ho, adesso ce l'ho appoggiata qui, almeno non ce l'ho in giro e so sempre dove trovarla senza problemi. Quindi questo qui è il lavoro. Maggie! E ciao amore! Ciao patata! Lui è Shumi, lei è Maggie, lui è il gatto. Me ne manca una. Susi! Susi! E lei è Susi! Ok, vi ho presentato anche i miei cagnolini. E quella peste del mio gatto. Quindi questo qui è quello che ho fatto ieri. E basta, per oggi è tutto così. Ci aggiorneremo nei prossimi giorni per altre novità. E intanto poi... comunque io traffico sempre... nel roulotte, vorrei cambiare qualche colore, insomma, ci aggiorniamo. Buon lunedì, buon inizio settimana.